A pochi giorni dalla giornata contro lo spreco alimentare, in scena a Roma uno show cooking che ha impegnato ai fornelli due squadre di stelle nel riutilizzo creativo delle eccellenze gastronomiche. Mariella Anziano. Pattumiera off limits, da oggi è vietato gettare il cibo nel bidone dell'immondizia. Secondo il Codacons, il 20% dei cibi che acquistiamo per il cenone di Capodanno viene buttato. In vista del 5 febbraio, la giornata nazionale contro gli sprechi alimentari al Teatro di Seo hanno dimostrato come riutilizzare gli avanzi dal cotechino allo zampone e ripresentarli in tavola quando le feste sono belle e finite. Una grande ricetta è fatta da materie nobili, ma è fatta anche da materie decisamente meno nobili. Sicuramente ognuno nel loro campo avranno il loro quid necessario per poter essere sufficienti, per poter essere preparati come grande ricetta. Tra i fornelli anche Giobbe Covatta, Anna Falchi e l'atleta Luca Dotto, che hanno cucinato per i presenti, dimostrando che svuotando le dispense e un po' di fantasia si possono creare piatti succulenti. Il cotechino, ad esempio, che ha una scadenza di 24 mesi, lo si può consumare senza lenticchie ed insieme ad altre verdure. Si parla di 36 kg di spreco alimentare pro capite, la maggior parte parliamo di frutta, latticini, verdura. Roba che non ha tantissima scadenza. Ma gli chef hanno insegnato anche a preparare la colazione con pandoro e marmellata, un dolce con il torrone avanzato sciolto a bagnomaria. Dispensa stellata è il nome del progetto contro gli sprechi alimentari, un progetto che diventa campagna sociale, visto che l'Italia è al 9° posto su 25 paesi per cibo sprecato. Imparare a riciclarlo è importante. 2 miliardi di persone sono 2.000 milioni di persone non hanno la possibilità di mangiare. Voi direte, ma allora se noi non sprechiamo quelli mangiano? No, non funziona esattamente così. Però funziona una cultura alimentare, ecco, mettiamola così.